Buongiorno a tutti, buon martedì, io sono Alessandro e benvenuti al TG24/7. Quelle che stiamo per scoprire sono le notizie più interessanti di oggi nel mondo dei videogiochi. A una settimana dall'uscita torniamo a parlare di Watch Dogs, perché oggi è sbucata in rete un'immagine che rappresenta le varie differenze tra tutte le versioni del titolo Ubisoft. È una tabella che in realtà riassume informazioni già note, ma ci permette di vedere al colpo d'occhio che nessuna delle versioni permette di ottenere il 100% dei contenuti. Dunque chi vorrà avere appunto tutti i contenuti sarà costretto ad acquistare più versioni, e questo ha scatenato la polemica. Voi da che parte state? Puntuale come una cartella esattoriale, arriva anche oggi l'ennesimo capitolo sulla polemica tra le differenze di potenza tecnica di Xbox One e PlayStation 4. Oggi il titolo della discordia è The Witcher 3, perché il cofondatore del CD Projekt Red, lo studio di sviluppo, ha detto che non importa quale sia la risoluzione, l'importante è l'impatto finale che secondo lui soddisferà non importa su quale versione. Ha però anche detto che ci saranno minime differenze tecniche, non sappiamo a discapito di quale console, anche se non è difficile immaginare che si tratti di Xbox One. Dunque la polemica continua. Continuiamo a parlare di Xbox One, perché oggi è arrivata la notizia che molti di noi aspettavano con ansia. Microsoft ha annunciato che a breve inizierà a vendere la sua console ammiraglia anche in una versione priva di Kinect, ad un prezzo di $399, che probabilmente diventeranno 399 euro. Phil Spencer, alla guida di Xbox, ci ha però tenuto a sottolineare che la periferica rimane il perno attorno al quale gira la strategia della compagnia e che sarà possibile acquistarla separatamente. Anche per oggi è tutto, se qualcuna delle notizie che vi abbiamo raccontato ha solleticato la vostra curiosità, non dovete fare altro che visitare vg247.it, anche perché oggi ci trovate dei leak molto interessanti su Xbox One e PlayStation 4. Ciao e a domani!